Belen Rodriguez ha lasciato Andrea Iannone, il motivo. Perché Belen e Iannone si sono lasciati. La Rodriguez ha troncato la relazione. È ufficialmente finita la storia d'amore tra Belen e Iannone. Dopo un anno e mezzo insieme la showgirl ha chiuso la relazione con il pilota di MotoGP. A farlo sapere il settimanale Chi, da sempre molto vicino alla conduttrice di Tussi Que Vales. Il motivo della rottura? A quanto pare la Rodriguez non era più intenzionata a mandare avanti questa relazione nata, tra l'altro, con la complicità del fratello Jeremias. Come noto, Andrea è da sempre uno dei migliori amici dell'ex concorrente del Grande Fratello VIP. Iannone ha provato in tutti i modi a recuperare il rapporto con l'ex moglie di Stefano De Martino, era pronto ad acquistare due case, una a Milano e una a New York, da condividere con la bella argentina. Ed era addirittura intenzionata a sposarla, come fanno sapere i ben informati. Belen, però, è stata irremovibile davanti a queste prospettive, la showgirl vuole restare sola. Non si sente pronta per un'altra convivenza, o addirittura un altro matrimonio. La crisi tra Belen e Iannone è iniziata la scorsa estate. Come sussurravano i paparazzi, il periodo nero tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone è cominciato la scorsa estate. I due hanno cercato di ritrovarsi a Ibiza, dove lo sportivo ha affittato una lussuosa casa per la sorella di Cecilia e il piccolo Santiago. Settimana dopo settimana, però, la relazione ha cominciato a scricchiolare. E neppure l'ultimo weekend romantico passato sul lago di Garda è riuscito a risanare le crepe del rapporto. Così la testimonial di Guess e Swarovski ha deciso di concludere una volta per tutte questa storia d'amore, l'ennesima finita male. Per chiudere occhi negli occhi, Andrea ha lasciato la Spagna, dove stava correndo il Gran Premio di Valencia, per un ultimo confronto con Belen a Milano. Stefano De Martino non c'entra con la rottura. Belen è stata irremovibile, nessun ritorno con Andrea Iannone. La Rodriguez non è più innamorata come un tempo. E, come fa sapere sempre il settimanale Chi, c'entra poco il riavvicinamento con Stefano De Martino. Belen e Stefano sono riusciti a ricucire un legame per il bene del figlio Santiago ma non sono interessati a tornare insieme. Per il momento la sudamericana preferisce godersi la vita da single in attesa di trovare finalmente l'uomo giusto, la sua tanto sognata anima gemella.